nell'azienda di famiglia che ruolo hai? Cosa fai nel pratico? Allora, è un'azienda piccolina, siamo 4-5 operai, quindi mi occupo di aiutare mio padre, quindi spostare Ok, l'attrezzatura, quindi diciamo quindi un lavoro tecnico, sia un diciamo, lavoro sì, manuale. manuale, Ok. tecnico, sì. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi dal vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Ok. Capiamo bene che cosa dire alle ragazze, quindi che lavoro in un'azienda di costruzioni di case, per essere specifico, perché edile la gente non sa cosa vuol dire, quindi devi sempre ricordarti che tu nel tuo settore tu sai che cosa vuol So cosa dire, vuol ma le dire. persone che non sono nel tuo settore, ovvero quasi tutti, non lo sanno nel dettaglio che cosa vuol dire, cioè tutti quanti quando dicono il lavoro in realtà e tutti Sì. quanti annuiamo, ah sì, ah, bello, figo, ma in realtà nessuno ha capito un cazzo di niente, quindi... Lavoro in un'azienda Costruzione. di famiglia, quello puoi dire. Lavoro nell'azienda della mia famiglia in Calabria, costruiamo case, per anche dirla così, anziché dire, cioè, Sì. poi da diverse angolazioni. Il concetto importante è dire, cioè, essere chiaro, deve essere comprensibile dall'altra parte. Se dici edile, Sì, è vero, tanti non lo sanno. effettivamente sì, è vero, Quindi costruiamo non case, sanno, costruiamo quello lo case, puoi sì. dire. E poi non puoi anche non serve per forza entri nello specifico di che ruolo hai tu, poi se te lo chiede puoi anche dirlo, e di assolutamente il progetto futuro, cioè ovvero che però in realtà non è una cosa che ti piace, vorresti Sì, ma trasferirti a Milano ed è appunto perché sei perché motivo. comunque abito in un piccolo paesino di 1000-2000 abitanti e vorrei farmi un'esperienza diversa in una città grande come Sì, ok, quindi esattamente queste Milano. cose qua. E sono venuto questi 10 giorni di vacanza per vedere, praticare, vedere com'è viverla, se magari fa per me in futuro. Ok, a posto. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita.